Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa francescana di San Giuseppe da Copertino. San Giuseppe nacque nel 1603 in Puglia, nel paese di Copertino, da umili e devoti genitori. Da loro imparò la devozione alla Madonna che sempre lo distinse nella sua vita religiosa. Era molto umile e semplice. Non era predisposto allo studio, ciò nonostante, con l'aiuto di Dio riuscì a superare tutti gli esami e diventare sacerdote, come era suo ardente desiderio, nell'ordine dei frati minori conventuali. Un professore dell'Università Francescana di San Bonaventura di Roma disse: L'ho sentito parlare così profondamente dei misteri di teologia che non lo potrebbero fare i migliori teologi del mondo. A un grande teologo francescano che chiedeva come conciliare gli studi con la semplicità del francescanesimo, rispose, Quando ti metti a studiare o a scrivere, ripeti, Signore, tu lo spirito sei, e io la tromba, ma senza il fiato tuo, Nulla rimbomba. Possedeva il dono della scienza infusa, nonostante che si definisse il frate più ignorante dell'ordine francescano. Per questo motivo San Giuseppe da copertino è stato scelto come speciale patrono di tutti gli studenti che a lui si affidano per riuscire bene negli studi e superare quindi gli esami. San Giuseppe da Copertino era un grande mistico, forse stato il mistico dotato di maggiori carismi. Dopo due anni di terribile aridità spirituale, che per tutti i mistici è la prova più difficile da superare, a San Giuseppe si accentuarono i fenomeni delle estasi con levitazioni. Dava improvvisamente un grido e si elevava da terra quando si pronunciavano i nomi di Gesù o di Maria nel contemplare un quadro della Madonna mentre pregava davanti al tabernacolo. Una volta volando, andò a posarsi in ginocchio in cima a un olivo, rimanendovi per una mezz'ora finché durò l'estasi. In effetti, volava nell'aria come un uccellino. Tanto che venne chiamato il Santo dei voli. Per tutti i carismi di cui era arricchito, i superiori lo tennero molto appartato in modo da evitare i fanatismi popolari. Celebrava la Santa Messa da solo tra estasi continue. Ci fu chi dubitava della sua santità, pensando che tutti quei fenomeni fossero di origine diabolica. Ma lui rimaneva sempre sereno, anche quando veniva fatto bersaglio delle più maligne supposizioni. Dal Santo di oggi impariamo a elevarci un po di più nella nostra vita, a innalzare la nostra mente e il nostro cuore a Dio con una preghiera fatta bene, e per innalzarci verso il cielo, per rivolgere in alto i nostri cuori, Lasciamoci attrarre dalla Madonna. San Giuseppe da Copertino era molto devoto di un santuario mariano del suo paese, il santuario della Madonna della Grottella. Amava fermarsi per delle ore intere a contemplare quella sacra immagine che parlava tanto al suo cuore. Imitiamolo in questa bella devozione. Andiamo anche noi a trovare la Madonna nella sua casa, nel suo santuario, parliamo al suo cuore e soprattutto ascoltiamola in ciò che vorrà ispirarci. Lasciamoci anche noi conquistare l'anima e riempire il cuore da questa bellezza immacolata, come ha fatto San Giuseppe da copertino. La Madonna, che non si lascia mai vincere in generosità da noi suoi figli, si donerà totalmente a chi a lei si dona. Maria si prenderà cura dell'anima che a lei si affida e la difenderà dalle insidie del male, facendo giungere a compimento ogni volontà di bene. Terminiamo ora con una preghiera. O San Giuseppe da copertino. Accogli con bontà la preghiera di un tuo devoto, tu che nella tua esistenza terrena, superando molte prove e difficoltà, hai corrisposto con impegno al divino volere, comprendi il particolare stato d'animo in cui mi trovo in questi tempi. Intercedi presso il Signore della misericordia per la grazia di cui urgente necessità. Fammi sentire la divina presenza e ricevere il divino soccorso. Fiducioso nella tua efficace protezione, rinnovo con tanta fede ogni proposito di bene e di riconoscenza per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe e di San Giuseppe da Copertino, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.